Oggi un portachiavi che profuma d'estate. Questa è arte per te. Arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Oggi facciamo insieme un bellissimo progetto. Che ne dite di fare un portachiavi estivo estivo che quando siamo in vacanza celebri quei momenti e una volta rientrati in città ci rievochi quei momenti? E allora spostiamoci di là e andiamo a creare il portachiavi dell'estate. Ed ecco l'occorrente per preparare il nostro portachiave ricordo d'estate. Allora, un laccetto che sia questo a righe bianco e blu, questo l'ho preso all'IKEA, o che sia un comunissimo spago tutto bianco, o addirittura uno spago, una corda molto naturale, quello che preferite. Due di queste viti con l'anello, queste le trovate in tutte le ferramenta e in molti negozi per belle arti, e poi ci occorrerà anche un anello portachiavi, questi qui così comunissimi, vengono venduti anche in confezioni da 10 in molti negozi di bricolage e belle arti e in tutte le ferramenta. Delle conchiglie, magari quelle che i vostri bimbi hanno raccolto nel secchiello e che avete dimenticato di riposare sulla spiaggia, o delle conchiglie comperate nei luoghi di villeggiatura. Ci occorrerà anche un pezzettino di scotch carta per facilitarci il lavoro. Per praticare i buchi alle conchiglie ci occorrerà un Dremel e una pistola per colla a caldo con relativa stecca. E poi il corpo del nostro portachiavi sarà un tappo di sughero, magari quello con cui abbiamo festeggiato a Ferragosto. Cominciamo subito. Come prima cosa infiliamo una delle nostre viti ad anello all'interno dell'anello portachiavi, prendiamo anche l'altro e costruiamo proprio il corpo del nostro portachiavi. Puntiamo al centro, il mio ha una forma un po' piramidale, quindi prenderò la parte più alta come sommità del portachiavi e la parte più bassa come estremità. E avvito così molto semplicemente il mio anello 1, già così un portachiavi, ragazzi, è proprio minimal, ma già c'è. E dall'altra parte avvito l'altro. Fatto il corpo del portachiavi, creiamo gli abbellimenti. Do un punto di colla proprio qui nella parte superiore e faccio aderire il capetto del laccetto. Quindi do un punto di colla a caldo su tutto, così piano piano, e comincio ad arrotolare in maniera molto fitta il mio cordoncino. Arrivati all'ultimo giro, taglio, faccio aderire ben bene con un puntino di colla voilà, e taglio l'eccesso. Metto da parte un attimo questo pezzo, prendo le conchiglie che ho scelto e pratico con il Dremel. Se non ce l'avete, potete piano piano farlo con qualsiasi punteruolo. Pratico un buco qui sul retro di ogni conchiglia. Prendo dell'altro laccetto. Faccio passare del laccetto qui all'interno dell'anello inferiore. Taglio il laccetto un po' in eccedenza, perché poi dovrò fare dei nodini e poi dovrò stabilire in un secondo momento quella che voglio sia la lunghezza dei miei cordini. Quindi taglio 5 pezzettini più uno. 6
piego a metà, così, quindi faccio passare il sesto filino all'interno del mio occhiello, però questa volta invece di mandarlo del tutto giù, comincio ad arrotolare così, così attorno e poi arrivati all'ultimo giro chiudo con un nodino, tiro così un po' a scomparsa e fisso al centro con un punto di colla a caldo e chiudo tutto. Agganciamo le conchiglie. Aiutandomi con un paio di forbicine, inserisco i capi del cordino all'interno dei forellini che ho praticato. Voilà! E faccio un nodino all'altezza in cui voglio che stia la mia conchiglia. Voilà! Quindi taglio l'eccesso. E così facendo inserisco le conchiglie alle varie altezze in cui voglio che stiano. E alla fine eccolo qui il nostro bellissimo portachiavi suggestioni d'estate. Potete riempirlo più o meno di conchiglie, io ho voluto esagerare. Mi raccomando, fate come me, comprate le conchiglie, non depredate le spiagge, ma state tutto l'anno col rumore del mare tra le mani. Ragazzi, questo è un super portachiavi e anche un bellissimo pendaglio da appendere al ritorno delle vacanze. Naturalmente io ho voluto abbondare, voi per uscire fatevelo un pochettino più piccolo, era giusto per darvi un'idea, anche perché questo genere di portachiavi è bellissimo da fare con qualunque pendaglio, cioè non soltanto con conchiglie ma con varie cose che possano caratterizzare le vostre vacanze. Bene, sbizzarrite la vostra creatività, io trovo che i portachiave rumorosi siano utilissimi per non dimenticare le chiavi in giro, per sentire le chiavi quando cadono e le perdiamo. E qua mi suggeriscono anche per chiedere aiuto se le scuoti, a mo' di allarme personale, ma in generale sì, anche se sentiamo movimenti alla porta potrebbe essere un buon metodo per capire se qualcuno sta entrando a casa. Bene, quindi questo portachiave sonaglio d'estate è pronto per essere fotografato, noi invece ci vediamo subito dopo le foto. Ciao! Portachiavi e che ci è voluto un tappo e delle conchiglie, tanta fantasia e un po' di buon gusto. Questo è uno di quegli oggettini che avrei sempre voluto vendere nei miei mercatini estivi. Sapete quando i bambini con i teli mare si mettono all'ingresso degli stabilimenti balneari a fare le loro bancarelle di scambio e merchandising? Bene, questo è un oggettino facile da fare, tutto sommato aiutati dai genitori, che i nostri piccolini possono divertirsi a vendere, a scambiare e a caratterizzare per rendere la loro estate un'estate creativa e fattiva. Quindi
agevolate anche i bambini a creare e a sviluppare la creatività estiva con quello che si trova anche sui tavoli o come rimasugli delle scene estive, con tutto quello che abbiamo a portata di mano dal punto di vista del riciclo. Bene, se questo video vi è piaciuto, stappatemi un bel pollice in su, condividetelo sulle vostre pagine Facebook e soprattutto venitemi a trovare su tutti i miei social. E se non sei ancora iscritta al canale, premi iscrivi, che aspetti? Forza, clicca. Ah, attiva la campanella così non ti perdi neanche i futuri video. A me non mi rimane che salutarti e dirti ci vediamo al prossimo video, eh? Sicuramente se hai attivato la campanella non te lo perdi. Da Ombretta e da Arte per te è tutto, alla prossima volta. Ciao!